Benvenuti al parco, che già vi siete goduti e scialati. Io sono Sergio Gatteschi, sono il presidente degli Amici della Terra, che è l'associazione che ha in carico. No, voi siete benvenuti, grazie a voi. Grazie a Massimo Seravalli, che è un uomo sociale, grande persona, che si è inventato questa roba qua. Perché lui... Bravo, un applauso per Massimo, lo vogliamo fare. Massimo è un grandissimo. So che è difficile applaudire con i piatti in mano, però per pensiero abbiamo applaudito. Grazie a tutte le signore e i signori che hanno cucinato, che ci hanno portato delle cose esagerate. Un applauso anche per loro. Bravissime, geniale. Allora, noi qui andremo avanti a gestire questo parco per altri 2 anni e mezzo. Altri 2 anni e mezzo minimo, perché questo è l'accordo che abbiamo avuto con il Comune di Firenze. Una volta, l'anno scorso, ci dessero dei soldi con cui abbiamo fatto dei lavori. Ora però, anche se ce li hanno promessi, non ce li hanno dati più. Quindi, siccome questo è un posto meraviglioso, noi andremo avanti col lavoro dei volontari, come Massimo e come tanti che sono qui, che ognuno ha prestato la sua opera, e naturalmente faremo qualche colletta, come anche stasera, no? Io dopo girerò col bussolotto da bravo parroco, perché funziona così, perché alla fine senza lilleri non si lallera. Ad ogni buon conto, noi vi garantiremo che questo parco sarà aperto da qui a altri 2 anni e mezzo, dalle 8 di mattina alle 8 di sera d'estate e dalle 8 alle 5 della stagione invernale. Se qualcuno vuole dare una mano facendo i lavoretti è il benvenuto. Se uno vuole venire a leggere, c'è lo scambio libri là e abbiamo tanti altri libri da dare. Se uno vuole venire a fare ginnastica, yoga, meditazione, guardare le stelle, va sempre bene. Se vuole guardare le stelle che è di notte, ce lo deve chiedere, perché l'apertura se no alle 8 e non funziona più. Benvenuti, grazie, siete fantastici, grazie.